Senatrice Bisinella, che cosa chiedete al ministro Alfano? Riteniamo che il modo di gestire questa emergenza, non è neanche più un'emergenza, una situazione cronicizzata di immigrazione, di continui sbarchi, vere e proprie ondate di sbarchi, sia assolutamente di incompetenza totale. Noi ricordiamo che la legge va applicata, gli immigrati che sbarcano sulle nostre coste, che hanno titolo ad essere rifugiati, sono pochi rispetto a quello che è la stragrande maggioranza dei clandestini, che andrebbero trattenuti, identificati, se non hanno i requisiti per rimanere nel suolo italiano, essere rimpatriati. Questo non avviene. Il fenomeno è scaricato totalmente sui territori, sui sindaci, sul settore dei servizi sociali che non ce la fanno più, non ci sono più risorse nemmeno per le nostre famiglie, non possiamo più continuare ad accogliere indistintamente ondate di immigrati che poi si danno la macchia, che poi scappano. Il Veneto, ad esempio, ha già offerto accoglienza nei limiti disponibili, non c'è davvero più possibilità di proseguire perché siamo al collasso sociale, al collasso economico. Chiediamo che il governo vada in Europa e pretenda un sistema di coordinamento con gli stati membri perché accolgano anche loro queste ondate di immigrati, ma soprattutto che gestisca subito con strutture e risorse un modo di fronteggiare questa situazione. In Veneto comunque si è arrivati al collasso, non c'è più posto. Noi chiediamo che le prefetture non ascoltino l'appello del governo che chiede di smistare gli immigrati e che respingano al mittente i continui arrivi. Non si può più andare avanti così, questo forse è l'unico modo per far capire anche in Europa che la misura è colma.